Ciao gente, oggi per la serie di Lorien Legacies cercherò di parlare un pochino degli eventi che succedono, cercando di metterli in ordine cronologico e possibilmente di dargli anche qualche data. Nel secondo libro veniamo a scoprire che Sam è nato il 4 gennaio 1995 e da lì possiamo risalire a qualche altra data. Come ho già detto due mesi fa, non saprei datare bene le vicende di Pittacus Lore e di Setracus Ra, sono praticamente degli immortali, quindi credo sia difficile dirlo. Le ho datate più o meno l'inizio della loro storia nel 1850, facendo delle stime col fatto che Clewe è parecchio anziana quando porta Parwin su Lorien. Di conseguenza ho fatto questa ipotesi, ma mettiamo caso che gli accrescimenti di Setracus Ra l'abbiano fatta vivere ancora più a lungo, la storia sarebbe ambientata ancora di più nel passato. È difficile dirlo. Comincerei quindi con il 1990, quando su Lorien nasce quella che sarebbe diventata qualche anno più tardi la numero 1. Nel 1991 invece su Mongador nasce Adamus Sutek, figlio del generale Andrakus Sutek. Nel 1993, sempre su Mogador, invece nasce Ivanik Shura, che poi divenne il fratello adottivo di Adamus. Tuttavia, su Lorien nasce la ragazza che poi sarebbe diventata la numero 7, non possiamo ancora chiamarla Marina perché adotterà sulla Terra quel nome. E intanto sulla Terra, appunto, nasce Mark James, probabilmente. Nel 1994 nascono su Lorien quelli che presto diventeranno i numeri 5, 6 e 8, mentre sulla Terra nasce Sarah Halt. L'anno successivo, il 1995, sulla Terra nasce Sam Good da Malcolm e da Beth Good, e invece intanto su Lorien nascono i numeri 2, 4 e 9. Nel 1996 nasce l'unico guard che non ho ancora nominato, ovvero quello che a breve diventerà il numero 3. Tre anni più tardi, nel 1999, avverrà la caduta di Lorien, poco dopo la morte di Pittacus Lorn e lo scontro con Setracus Ra, dove il primo fuggirà sulla Terra da Malcolm Good e cercherà di metterlo in guardia, per poi morire nella sua cantina. Nello stesso anno, sempre su Lorien, poco prima della sua distruzione, nascerà Ella, figlia di Raylan, figlio di Parwin, figlia di Setracus Ra. I guard arriveranno sulla Terra circa un anno dopo, più o meno nel 2000, verranno accolti da Malcolm Good e si divideranno. Nel frattempo, più o meno nello stesso periodo 2000-2001, arriveranno anche i Mogadorian sulla Terra e inizieranno la collaborazione con i loro alleati, quelli che sarebbero diventati i Promog. Daranno anche la caccia ai vari accoglitori del comitato di accoglienza allestito da Malcolm Good e Pittacus Lore e li cattureranno uno alla volta. L'ultimo sarà Malcolm Good, che verrà catturato nel 2003, lasciando come unica traccia i suoi occhiali. Sempre nel 2003, nell'Himalaya, verrà ucciso Reynolds, il Cepan del numero 8. Nell'anno successivo, il 2004, la numero 1 e la sua Cepan Hilde verranno uccise in Malaysia. Il corpo della numero 1 poi verrà posto in contatto con Adamus Sutek, in modo che questi possano entrare in contatto e il puro sangue Mogadorian cadrà in coma per i successivi 3 anni, in cui sperimenterà la vita e l'esperienza della numero 1. Ne ho già parlato in uno dei miei primi video su Lorien Legacies. Si risveglierà 3 anni dopo, ovvero nel 2007. Una volta risvegliato, verrà inviato con il fratellastro Ivanik a Londra, dove ucciderà la numero 2 e il suo Cepan Conrad. La numero 6 intanto cercherà di salvarla, ma verrà presa insieme alla sua Cepan Katarina, che verrà uccisa. E nel frattempo il Cepan di 5 muore di qualche malattia non meglio specificata in un'isola non nota del Mar dei Caraibi. Il guard che assisteva quindi fugge a Miami, dove inizierà a delinquere alleandosi anche con Ethan. A maggio 2010 il numero 9 viene rapito con l'inganno e in seguito a varie torture è costretto ad uccidere il suo Cepan Sandor. Più avanti a settembre il numero 3 viene ucciso dal generale Andrakus Sutek in Kenya. Appare la terza cicatrice su tutte quante le caviglie dei vari guard e Daniel Jones, al tempo l'alias del numero 4, è costretto a fuggire a Paradise, dove diventerà John Smith. Allo stesso tempo il numero 5 scopre che Ethan era in combutta con i Mog e deciderà quindi di allearsi con loro. In questo momento inizia quindi Sono il numero 4, il primo libro della saga, a settembre 2010. Si protrarrà avanti fino a martedì di gennaio, dopo la battaglia di Paradise, quindi possiamo stimare l'11 gennaio 2011. Il secondo libro, Il potere del numero 6, comincia qualche settimana dopo, che sono già in fuga, quindi possiamo dire fine gennaio. Poi abbiamo anche alcune descrizioni di fasi lunari, come una luna piena e un ultimo quarto. Quindi, guardando il calendario lunare del 2011, possiamo ipotizzare il 18 o il 26 febbraio.
Lì, il 26 febbraio, c'è l'incontro tra John e Sara a Paradise e da lì possiamo contare i giorni. In questo modo, Sei parte per la Spagna lo stesso giorno in cui John e Sam assaltano la base Morgue del West Virginia, ovvero il 28 febbraio. Si erano salutati il giorno prima, il 27 febbraio, dandosi appuntamento per 2 settimane dopo, ovvero il 13 marzo. Il terzo libro, La vendetta del numero 9, inizia pochi giorni dopo l'assalto alla base del West Virginia, quindi facciamo il 3 marzo. Sì, il 3 marzo, dai. Mentre nel capitolo 24 scopriamo che mancano 3 giorni al ritrovo prestabilito, quindi deve trattarsi del 10 marzo. Possiamo contare i giorni che sono passati andando a ritroso, e quindi scopriamo che il viaggio dalla Spagna all'Himalaya è cominciato il 7 marzo. Di conseguenza il libro si conclude con la battaglia di Dulce che si svolge il 10 marzo. Il quarto libro, La sfida del numero 5, riprende con il salvataggio di Sam Good da parte del padre Malcolm e di Adam, che sappiamo aver attaccato la base di Dulce lo stesso giorno dei Guard. Quindi quello stesso giorno Ivanik muore, ucciso dall'eredità Terric di Adam, e Sam e Malcolm iniziano a fuggire. Tuttavia gli altri narratori hanno cominciato successivamente a raccontare la storia, quindi c'è uno scarto di alcuni giorni tra il capitolo iniziale di Sam e quello che racconta Johnny Seri. La scena in cui Bernicosa è sul tetto che richiama le altre chimere con il corno di Otto viene descritta sul tetto del John Hancock Center e dicono che c'è la luna piena, quindi sempre con il famoso calendario delle fasi lunari del 2011 possiamo far risalire quel giorno al 19 marzo. Lì contiamo i giorni e quindi facciamo avvenire l'assalto dei Morgue all'attico di 9 e il tradimento nelle Everglades il 21 marzo. Il quinto libro, Il ritorno del numero 7, inizia 2 giorni dopo, quindi facciamo il 24 marzo. Nel capitolo 23 ci dicono che la spedizione delle Everglades è iniziata neanche una settimana prima, quindi al più tardi è finito il 26 marzo. Nello stesso giorno si svolge l'inizio anche del sesto libro, ovvero Il destino del numero 10, con l'Anubis che attacca New York. Gli eventi si protraggono anche il giorno successivo con la battaglia del santuario e quindi con il 27 marzo finisce anche il sesto libro. Il settimo libro, Uniti come uno, o Tutti per uno se preferite la traduzione italiana, inizia con qualche visione dove Setracusera viene a trovare in sogno diversi personaggi. Tuttavia gli eventi veri e propri cominciano il giorno successivo dalla fine del libro precedente, con la riunione a Patience Creek e di conseguenza il 28 marzo. La notte tra il 28 e il 29 Adam manda il messaggio ai Morgue dicendogli che Setracusera è morto e li getta un po' nel panico, mentre il 29 attaccano la nave che sta a distanza sopra le cascate del Niagara, rubandola. Sempre la sera del 29 c'è l'agguato di Fury Dunra a Patience Creek e quindi di conseguenza devono evacuarlo. E non avendo più un posto dove ritirarsi, devono andare a combattere la battaglia finale ad ogni costo, che avviene nella notte tra il 29 e il 30 di marzo. Bernie Kosar, 4 quasi morto, 6, Adam e il cadavere di Dust riemergono dalle macerie di quella montagna all'alba del 30 marzo. Nella settimana successiva vengono curati e alla fine John se ne va, iniziando i lavori per costruire la grande sala riunioni nell'Himalaya. Intanto il mondo inizia a riprendersi dalle invasioni e viene fondato in Alaska il campo di riabilitazione dei Mogadorian. Intanto Sam e Sei fanno il loro viaggio attorno al mondo e 5 riemerge dalle rovine della montagna in West Virginia per poi dirigersi nelle isole del Pacifico, dove passerà lì quel poco di tempo che gli resta da vivere. L'epilogo si svolge alla fine dell'inverno 2012. Dopotutto viene scritto un anno dopo, però quando sono in Alaska dicono che hanno poco tempo di luce ogni giorno, di conseguenza non possiamo essere precisamente un anno dopo, già in primavera, dove passato il solstizio inizia a esserci più luce che buio, quindi deve essere ancora inverno, quindi non è proprio un anno, è un po' meno. Va bene, questo video è finito, è un po' corto, scusate, ma la sessione estiva mi sta mettendo davvero tanto a dura prova. Quindi io vi saluto, mettete un mi piace se vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ciao ciao, alla prossima!